Al di là del risultato, quella fra Pistoiese e Fiorentina è stata un'amichevole che soprattutto nel primo tempo ha divertito il numeroso pubblico sugli spalti del Marcello Melani, nonostante l'assenza della stella viola Frank Ribéry, che il tecnico viola ha preferito lasciare a riposo. 4-1 a favore della Fiorentina, ma la prestazione degli arancioni nella prima parte di gara è stata positiva, meno nel secondo tempo, quando in campo mister Pancaro ha fatto scendere le seconde linee, ma stesso discorso vale per la squadra di Montella, anche lui ha preferito far subentrare tanti giovani giocatori ed il ritmo è diminuito e così anche lo spettacolo ne ha risentito. Il successo dei Gigliati è frutto delle reti nel primo tempo di Boateng, Ghezzal e Coffi su rigore, mentre per la Pistoiese era stato Gucci a firmare il momentaneo 1-1. Nel secondo tempo poi a sigillare il risultato ancora Kevin Prince Boateng che ha realizzato il penalty del 4-1. Se per la Pistoiese è stato un buon test e un ottimo allenamento in vista di un derby importante come quello alla Manucci in casa del Pontedera nel posticipo della nona giornata di campionato di Serie C, per la Fiorentina un'occasione per non perdere il ritmo vista la pausa del campionato di Serie A per gli impegni della nazionale italiana. È stato un buon allenamento, una buonissima partita, più intensa di quello che pensassi, questo anche grazie all'intensità che ha messo la Pistoiese, quindi è stata una bella serata sia di sport e di divertimento, ma è stata anche molto allenante. Come mai non c'era Ribéry, un programma particolare, qualche motivo speciale? No, nulla di particolare, nel senso che tra quei calciatori che hanno giocato tantissimo, soprattutto nell'ultima parte, e spesso si allena anche quando la squadra non c'è, e quindi ho voluto dare una mezza giornata di riposo e farlo andare a casa e farlo tornare lunedì come tutta la squadra. Così come Castrovilli non l'ho fatto giocare, insomma sono i calciatori che hanno giocato di più. Beh, l'avversario era importante, era piacevole e bello poterci giocare, anche i ragazzi erano molto contenti di trovarsi davanti, insomma Boateng non capita in campionato, però sì, abbiamo fatto benino, dispiace forse per il rigore alla fine, dai, un 2-1 era ancora più, come posso dirti, ci poteva dare ancora più valore alla prova del primo tempo, però siamo contenti, poi era un amichevole, ci serviva per allenarci bene e poi insomma il pensiero ce lo siamo detto già in settimana, il pensiero doveva già essere a Pontedera, anche se Pontedera non è Fiorentina, però ora la nostra Fiorentina è a Pontedera. È andata bene, ho cercato di dare il massimo, di fare quello che abbiamo provato sempre in allenamento e penso di esserci riuscito abbastanza. Siamo una squadra giovane con dei giocatori d'esperienza che ci aiutano molto e ogni partita stiamo migliorando sempre di più.